Atto costitutivo, la casa di quinto potere, quindi alla fine abbiamo scelto il nome molto semplice all'inizio, perché è semplice, è sempre la casa di quinto potere, lineare, semplice, senza nessun tipo di problemi. Statuto, organizzazione di volontariato, costituzione, sede, durata, oggetto sociale, eccolo qua. E complemento oggetto? C'è anche il complemento oggetto. Lo conto. Abbiamo iniziato a firmare perché i documenti originali serviranno per formalizzare la costituzione dell'associazione, quindi Giovanni ti diamo l'onore e onere di far parte della nostra associazione. Madonna, dovrei dare una mano, dovrei fare nel secchiello, ti posso dare al massimo un piede, una gamba, ti posso dare, dovrai fare nel secchiello, sinistra, ti più. Stai prendendo un impegno importante. Prima di firmare io leggerei tutti articoli, cose, perché tu a essere più chiavico di me, ma io essere nato dopo di te, avere più chiavico. Ma secondo te io posso farti firmare qualcosa che ti mette in difficoltà? Già sto nella difficoltà, però appunto, tu dici allora, tanto puoi, per tanto. Puoi pensare che io ti faccia firmare qualcosa che ti faccia mettere più in difficoltà di quello che già sei? Fidarsi è bene, fidarsi meglio è il proverbio. Mi sono girato il cazzo. Vedi come sei su ogni pagina metti una sigletta. Una sigletta, una sigla che basta, senza una sigletta. Poi più piccola è che va a formare 7 cristiani. Oh, perché ci sono 7 soci fondatori. Mo' io in 4, mo' sono diventati 7. Sono sempre stati 7. Per istituire l'ODV ci vogliono 7 persone, quindi firma, la grandissima firma sulla VAC, la firma sulla VAC. Famosissima firma sulla VAC. Può essere un film, la firma sulla VAC. Firma e l'hai dimenticato, lui firma tu. È bello perché Giovanni sigla ogni pagina in un modo diverso. È veramente quello, perché non c'avevo l'appoggio e l'ho riuscito. E fatti un po' più dietro e firmiamo per bene e mettiamo sul muretto. Se tu non togli, togli le mani, me la vedo io. Te la vedi tu, va bene. Sei emozionato? Per niente proprio. Io mi sono andato a inchiavicare di più di quello che sto chiavicato, secondo me. L'entusiasmo, bilancio prima di tutto annuale, subito a bilancio è andato, non è niente che ti riguardi, il bilancio è un ODV senza fine di lucro, quindi nessuno di noi non firmo, continua, anzi ognuno di noi nel suo dovrà dare non soldi, non ce ne sono Terris, non ce ne sono soldi, per te firma accanto al tuo nome. Non è il libretto della detenzione. No, là sta un'altra firma. C'è un'altra firma sul libretto, basta qua. E poi l'atto costitutivo, vai. Questo è per te. Per te. Perché per andare in psichiatria. No, là ci vai tu già. In psichiatria devi andare. E qua firma. Perfetto. Grazie. Arrivederci. Lo so. Tocca a me. Vai, dietro. E mo si inchiavicherà la vita sua. Ormai, questo è sicuro perché io sono il presidente, sono il tuo presidente. Ricorda. Saluto, me lo fa uno straccio. Sono il tuo presidente, dai, sappilo. E sai chi è il vicepresidente? Tu. Bra. Pinzonupo. Segretaria Eleonora. Rimanci a metterlo. No, ma pure io, devi accaggiare tutto. Sì, lo usciamo. Sì, sì. Quindi io dove sono? Sopra me. Sì, sopra? Usciamo finché siamo in tempo. Sì, sì, effettivamente. Se non ci siamo incavicati, con questo come presidente. Io mi scuola la casa. Ma dai. Ho fatto tanto per salvare la casa. Così la perdi, andati no. Ecco perché la casa di chi dopo te. Per le vostre case. Ecco. Mi sto impossessando. Di chi ce l'ha mi sto impossessando della casa, Così non c'ho niente, attacca accusa a me. Eccolo qui. Te lo legge. Firma. Che palle. Firma. Che palle fatto. Firma. Sei emozionato, Tino? Assolutamente no. Come no? Questo è lo spirito giusto. Infatti. So di avere dei soci però che... alcolico. per favore, che almeno... Dei soci dediti, dei soci dediti. Eccoli qua, i miei soci.
siamo almeno posso dire che i magnifici sette, i magnifici sette, a parte te. Un film. A parte te. I magnifici sette. Chi non va a pigliare una bottiglia di acqua? Smettila. Non possiamo dire che siamo ubriachi, non sapevamo quello che facevamo. Devi firmare anche l'atto calmo, costitutivo. Non si allarghi più di tanto, che poi vedi come si diventa. Non si insubordini, Lascia il vicepresidente, come la dove? Tu non hai nessuna qualifica, qui stai zitto per piacere. No, ma io ti meno a prescindere, o con qualifica o senza qualifica ti meno. Non c'è bisogno di una qualifica. Attino. Allora, un commento a caldo sulla responsabilità, ci siamo che avete preso. Purtroppo, ecco, Attino. Non potevamo sottrarci, il direttore un'arma. Siccome mi paga lo stipendio non mi posso sottrarre. È bello, questo spirito di abnegazione verso gli altri è veramente invece, bello. Purtroppo mi deve campare in ospedale, non mi posso sottrarre. Anche tu quindi hai una motivazione importantissima, no? Eh sì, senza tabacco poi, senza mangiare. Allora ti farò vedere cosa significa stare senza tabacco e senza mangiare, essendo comunque socio della organizzazione. Poi ti faccio vedere come lo conto entra dentro la telecamera diventando il vicepresidente. Cioè non la finisci proprio di avere questo atteggiamento da spaccone, niente, proprio niente. Ma si inguaiate, già sto inguaiato con la legge. Mo con quest'altro l'ho fatto, mi sono inguaiato ancora di più, non con la legge, con te. Vi prego, non ce la faccio. Così andrà a finire secondo me. Oh che mi uccido, mi suicido dentro un appartamento. No, non ce la faccio più, aiutatemi. Non ti suicidare in uno dei nostri appartamenti. È normale, nei tuoi appartamenti, perché essendo tu il presidente, devo fare il danno, non è che lo posso fare a Tino. Qui lo fai a me, lo fai a me. I suoi appartamenti relativamente, c'è lì che patrone sotto. È un modo di dire. Nei essendo nostri lui, ho detto, ecco, non ho detto nei miei. Questa volta va bene. Essendo lui il presidente, chi passa prima i guai è lui. Ho capito. Cioè, voi state escogitando il modo per inguaiarmi. Cioè, non abbiamo ancora così. Tu e lui state complottando per inguaiarmi. Abbiamo togli davanti che non ti sopportiamo. Capisci? Va bene, quindi i sette soci ci sono. Ci sono. I sei siamo io, Giovanni, Tino, Eleonora, Raffaele e mia moglie. Il settimo è un socio misterioso. Abbiamo anche noi il socio occulto. Abbiamo un socio occulto che ci ha. Come si fa? Occulto? Ma occulto non è umma. Occulto, occulto è. Tino. Vedi che Tino. C'è già sta la magagna sotto. Il segno. Qualcuno che ci ha promesso anche una mano, ecco perché, più sostanziosa rispetto a quella che puoi a quella che puoi dare tu. Ecco perché al fastidio che puoi dare. Ecco tu. Perché lo Conte ha fatto. Vieni subito, entra come vicepresidente, come socio fondatore. No, vedi che come socio non è come vicepresidente, perché no, il vicepresidente. Come socio, mi sono corretto. Anzi, vicepresidente. Oh, a te non entra, è senza fine di lucro. Vedi, se mi togli la firma, mo ti vado a denunciare. Questo è illecito. Sì, questa è circonvenzione di incapace. Mi faccio fare la richiesta alla psichiatria, non in grado intende di volere. Ah, così resti là. Solo per Tino, questa è una bella idea. È stato registrato. È vero, è stato registrato. Andiamo da Eleonora e Raffaele a far firmare. Santosola! Ti sei dato la zappa sui piedi. Specificando solo per il caso di quinto potere. E comunque hai spoilerato qualcosa che avremmo detto in seguito. I più attenti l'avranno ascoltato e i più attenti sono convinti i più attenti sono convinto che commenteranno su questo spoiler che c'è stato, per cambiare. Non su di te, perché io mi auguro che voi lo massacriate, non quello. Dico gentilissimi comunque. Bravo. Dico sullo spoiler, sullo spoiler che ha fatto Giovanni. Andiamo da Eleonora e Raffaele, andiamo. Ciao Giovanni.